Grazie Enrico. Adesso per me è il momento più emozionante, perché non vi devo presentare solo il candidato sindaco. Io adesso devo presentarvi uno dei figli migliori, uno dei figli più illustri della nostra stupenda città. Un uomo che con la sua professionalità, che con la sua capacità, che con la sua serietà, che con la sua umiltà ha dato lustro a tutti, a tutta questa città, fin dall'altro capo del mondo. Un uomo che ha dato lustro anche ai suoi oppositori e che alla fine della sua carriera ha scelto di tornare qua, tra le braccia della sua mamma, tra le braccia di Atessa, dove c'erano ad aspettarlo tutti gli amici, tutti i ragazzi che sono cresciuti con lui. E oggi lui vuole fare qualcosa per la sua città, di nuovo portare la sua esperienza. E quindi io chiedo a tutti di accogliere con un grande abbraccio Giulio Borrelli. Grazie, vorrei ringraziare innanzitutto voi che questa sera siete qui così numerosi. E la coalizione che rappresento, che è formata dal Movimento Civico per Atessa Unita, dal Partito Democratico, dalla sinistra atessana, dagli indipendenti e dai moderati che fanno parte della lista Uniti per Atessa. Senza di loro io questa sera non sarei qui. Come molti sapranno e come ha ricordato adesso poco fa Enrico, non era mia intenzione candidarmi a sindaco quest'anno, ma queste persone, questi amici, con le loro parole tanto generose, con il loro affetto e il loro supporto, mi hanno convinto che fosse la cosa giusta da fare. E come avrei potuto dire di no a questi uomini e a queste donne meravigliose? 5 anni fa ho perso, seppur soltanto per poche decine di voti. Un risultato lusinghiero per il numero di voti, ma non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Abbiamo commesso degli errori e abbiamo imparato da quegli errori e per 5 anni abbiamo fatto opposizione così come avevamo promesso. Io non sono scappato, non mi sono dimesso dalla carica di consigliere per assumere cariche altrove come voleva una certa propaganda. Da alcuni anni sono tornato a vivere a Tessa, quindi spero mi consentirete di parlare della nostra città e di rivolgervi a voi concittadini. Del resto non penso si perda il diritto di potersi definire cittadini del luogo dove si è nati e dove si è vissuti e dove ci si sente a casa, perché magari nelle esperienze della vita si è abitato altrove per motivi familiari o per motivi di lavoro. E quanti in questa piazza hanno figli o nipoti che hanno lasciato Atessa per studiare, per lavorare o per inseguire un amore, penso possano dare conferma alle cose che sto ora dicendo. Ed eccomi oggi a presentarvi una squadra rinnovata che si è formata con le forze e con le persone che sono stati in questi anni all'opposizione. L'Italia e Atessa sono diverse, sono molto diverse rispetto al 2012, scusate, più frammentate. La vita quotidiana di tante persone è diversa e più difficile, purtroppo, anche peggiore. Per questo abbiamo accettato la sfida di amministrare Atessa insieme. Ecco la novità. Abbiamo unito tutti coloro, come avete appena visto dai discorsi che mi hanno preceduto, che con coerenza e credibilità non hanno condiviso le scelte della vecchia amministrazione e oggi si ritrovano in un progetto comune e in una comune visione programmatica. Vedete, avete anche ascoltato su questo palco una bella rappresentanza della società civile, delle forze civiche progressiste e moderate di sinistra e di centro, nella quale pensiamo possa riconoscersi una larga maggioranza di cittadini del nostro paese, soprattutto perché
queste persone e il programma sono concreti e sono ispirati ad una visione condivisa del bene comune e agli interessi della nostra comunità. Non ci siamo messi insieme solo per invidia, non si capisce del resto di che cosa e di chi, né per far fuori la vecchia giunta senza avere alcun programma, come è stato detto. E vogliamo sfidare i nostri avversari esclusivamente a colpi di programma, non di parole o di male parole. In questi giorni, nelle prossime settimane, vogliamo illustrarvi le nostre idee e i nostri progetti per Atessa. Il tempo che abbiamo a disposizione è poco e lo vogliamo usare in modo costruttivo. Dico subito, come hanno detto tanti altri prima di me questa sera, che non voglio essere trascinato in una campagna elettorale dominata dagli attacchi personali. Anzi, vorrei esprimere un augurio di buon lavoro e in bocca al lupo a tutte le liste avversarie. Noi abbiamo idee, abbiamo programmi, abbiamo uomini e donne e con questi vi sfidiamo a fare i conti. Sono ormai 10 anni che Atessa, Libera Atessa, amministra ed è chiaro che siamo qui per proporvi un'alternativa a Libera Atessa. Il giudizio sull'amministrazione uscente ognuno di voi è in grado di darlo da solo. Non ho bisogno io di aggiungere altro. Noi ci siamo uniti per unire e a questo compito vogliamo restare fedeli. C'è bisogno di tutti per cambiare le cose e rilanciare Atessa. Il programma che vi presentiamo fa perno su 3 idee guida, su 3 linee guida. Primo, vogliamo che Atessa sia più solidale. In un periodo di crisi, con tanta gente che soffre e se la passa male, ci vuole un fondo sociale robusto e concreto che aiuti a vivere chi fatica, chi fa più fatica, gli anziani e quelle coppie che spesso non possono pagare nemmeno le bollette della luce e del gas. Il livello di civiltà di un paese si misura dalle condizioni degli ultimi. Ci sono provvedimenti statali e regionali per aiutare i meno fortunati, noi pensiamo però che non basti. Il comune deve fare la sua parte e vanno aumentate di molto le spese sociali per le ragioni che hanno ricordato anche tanti candidati prima di me. Secondo punto. Atessa deve riqualificare il suo patrimonio. Vanno valorizzati i centri e le strutture culturali esistenti, il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico. La cultura nelle sue varie manifestazioni deve avere un posto centrale. Alle iniziative già esistenti vanno aggiunte altre, ne vanno aggiunte altre. Noi pensiamo ad esempio ad un festival del design o a un premio nazionale della grafica. Nuovi eventi e strutture permanenti che accrescano l'offerta attuale, che si aggiungono a quello che di buono si fa già adesso. Oltre a riqualificare e valorizzare l'esistente, Atessa deve essere a nostro avviso più grande, deve crescere nei prossimi 10 anni. Le due cose, riqualificazione e crescita, si arricchiscono e si integrano a vicenda. Dobbiamo ripopolare il centro storico e prevedere nuove aree di espansione. Il centro storico non può restare in queste condizioni. Questo è un programma decennale. La nostra sfida guarda in avanti. Una cosa, però lasciatemela dire, vogliamo essere cortesi e leali, ma una cosa la voglio dire subito. Toglieremo quei paletti antisosta, a cominciare dai paletti che deturpano la piazza del municipio. Per rianimare il centro storico ci vuole naturalmente
molto altro, ci vogliono tante altre cose, a cominciare da reali agevolazioni fiscali a quei commercianti, a quegli artigiani valorosi che hanno ancora il coraggio di tenere i negozi e le botteghe aperte qui nel centro storico. A loro va il nostro incoraggiamento e il nostro ringraziamento. Ce la faremo se lavoreremo tutti assieme. Ci vuole soprattutto una vera sinergia tra pubblico e privato, tra comuni e associazioni di categoria, per un progetto condiviso con coloro che qui vivono e lavorano. Dobbiamo saper ascoltare tutti e siamo qui per farlo. Proprio durante la campagna di ascolto e di confronto con i cittadini, avviata già da parecchi mesi, abbiamo raccolto ad esempio l'idea di una copertura di questa splendida piazza Benedetti, dedicata ad un eroso eroe, ad un valoroso e glorioso eroe della Resistenza. Abbiamo raccolto, dicevo, l'idea di una copertura di piazza Benedetti per renderla il salotto buono della città, una struttura che potrebbe essere in acciaio, leggera e poco impattante, fondata su una serie di pali e micropali disposti lungo il perimetro di questa piazza, che reggono una copertura in vetro strutturale. È una semplice proposta che discuteremo con le associazioni di categoria e con gli abitanti del centro prima di dare avvio a qualsiasi intervento. Va rivisto in un contesto che è molto mutato ed è molto cambiato rispetto al passato, il piano regolatore, per aggiornarlo alle nuove esigenze. Ci sono oggi nelle contrade terreni edificabili che pagano l'IMU e restano di fatto agricoli. Va rivisto tutto questo riesaminando la tassazione e immaginando un paese che sappia unire meglio, anche da questo punto di vista urbanistico, il centro con le colline e la valle. Abbiamo bisogno di crescere con lavoro, riqualificazione dell'esistente, sviluppo, e abbiamo bisogno di crescere anche demograficamente, gradualmente, passo dopo passo. Ci vogliono più atessani per reggere le sfide del presente e del futuro. Anche per questo immaginiamo che in quel fondo sociale di cui parlavo prima, al primo punto, ci sia una fetta da destinare alle nuove nascite, un assegno sostanzioso alle coppie che fanno figli. Il nostro progetto prevede anche che ci sia una diversa e migliore integrazione tra zona industriale e il resto del territorio. Per questo va integrato anche il tipo di istruzione che diamo ai nostri giovani. Vanno bene sicuramente la ragioneria e il liceo scientifico, ma ci vogliono anche scuole per la formazione tecnica e professionale che serve alle industrie e alle fabbriche che producono nel territorio di Atessa e della Val di Sangro. Terzo punto. Terza idea guida: nei prossimi 5-10 anni Atessa deve recuperare il ruolo di capofila dei comuni della Val di Sangro. Atessa deve metterci del suo, deve essere capace di raccordare attorno a questo importante progetto altri comuni come Tornareccio, Castiglione, Montazzoli, Paglieta, Perano, Archi, Bomba e gli altri comuni della nostra valle. Alcuni amici di questi comuni sono qui stasera e a loro penso vada un bel applauso e un ringraziamento di tutti noi. Sono essi i testimoni migliori di quanto anche si sta già facendo, pur dalle diverse posizioni, pur con contributi diversi, per mettere assieme risorse e eccellenze di questa nostra valle. Facendo rete, valorizzando assieme con iniziative comuni il fico e le pesche di Atessa con il miele di Tornareccio e il peperone d'Altino. Qualcosa si è tentato, veniva ricordato prima da Vincenzo il riconoscimento di Slow Food ad alcuni di questi prodotti, ma il contatto e il rapporto con altri comuni deve essere costante, organico, inclusivo,
delle varie realtà e delle diverse specificità. Ci serve di essere grandi e al centro di un vasto territorio, anche per avere servizi migliori e rivendicare tutto quello che serve e che spetta alla più importante zona industriale d'Abruzzo e direi anche di tutto il centro Italia. Ci vogliono le idee e ci vogliono anche i numeri e la forza degli abitanti. Questa mancanza di numeri ha reso e rende più complicata, come sapete, la battaglia per il nostro ospedale. Non voglio attardarmi su polemiche inutili e che guardano al passato. Noi pensiamo che nessun partito abbia voluto e voglia la chiusura dell'ospedale. Il problema è come facciamo, giunte le cose a questo punto, a non farlo riconvertire in un semplice ospedale di comunità. È una sfida difficile e ancora aperta. Pensiamo che la battaglia sulla riconversione non sia chiusa. A Tessa, secondo tutti gli atessani, e di questo noi ci siamo fatti e ci facciamo interpreti, non può avere solo un ospedale di comunità. Utile ma non sufficiente a soddisfare la domanda di sanità di questo territorio, un territorio che tra l'altro, come abbiamo detto, dovrà crescere e crescerà anche grazie alle sinergie tra i comuni di questa valle. Per questo ci siamo battuti e continueremo a farlo, come ha ricordato poco fa anche Enrico Flocco, per un ospedale che abbia almeno 5 specializzazioni di base. Primo, la lungodegenza; secondo, la fisioriabilitazione; terzo, la day surgery, che è quella chirurgia che sta acquistando sempre più importanza e che prevede interventi anche di un certo impegno, che vedono appunto il paziente entrare la mattina e tornare a casa nel tardo pomeriggio; quarto, la diagnostica complessa, non solo la colonoscopia; quinto, la medicina del lavoro in considerazione della grande attività industriale che abbiamo, oltre naturalmente un poliambulatorio arricchito di nuovi specialisti. Chi ce lo promette? Chi ce lo garantisce tutto questo? Nessuno. Vi dico solo che su questa proposta sono aperte una discussione e una trattativa alla Regione con i massimi esponenti regionali. Su questa proposta ci batteremo fino in fondo. Abbiamo espresso il nostro dissenso dalle scelte sanitarie della Regione quando a guidarla c'era la giunta di centrodestra e lo facciamo oggi quando non siamo d'accordo anche con il centrosinistra. Non abbiamo soggezione nei confronti di nessuno, né seguiamo ordini che vengono da fuori a Tessa. Andremo avanti con determinazione e coraggio, senza fare sconti a nessuno. Per questo abbiamo detto e diciamo: non dividiamoci, lasciamo stare le polemiche che non portano nulla da Tessa. Dopo le elezioni avremo bisogno del contributo di tutti, della partecipazione di tutti e di riunire tutto il Paese attorno agli stessi obiettivi. Un Paese, e mi avvio data l'ora rapidamente a concludere, è fatto innanzitutto dalla sua gente, dal suo popolo, da chi ci abita e da chi lotta per cambiarlo. Nessuno di noi è un'isola. Il futuro si costruisce tutti assieme. La lista di Libera Tessa non è il futuro, è il passato che vuol restare. Il futuro lo dobbiamo costruire tutti assieme, senza escludere nessuno. Noi ci siamo, io ci sono, ora, cari concittadini, tocca a tutti voi, a tutti noi, costruire un avvenire ricco di speranze e di fiducia. E l'11 giugno possiamo farlo. Il futuro ce lo costruiremo noi con le nostre mani e non facendoci abbindolare da nessuna propaganda. Insieme si può, cari concittadini, insieme possiamo farcela e ce la faremo. Avanti dunque insieme!
cortile.